Tifosi e amici sportivi di Tiburno.tv, ben ritrovati a tutto campo per una nuova puntata ricca di servizi e di interviste ai protagonisti del calcio dilettantistico del Nord-Est. Prima di passare alle gare ufficiali, ho il piacere di informarvi che sabato mattina al Fausto Cecconi di Monterotondo, il Monterotondo Calcio e l'Eretum hanno organizzato una partita di beneficenza per sostenere le cure della piccola Kristen. Sono scese in campo le vecchie glorie del Monterotondo che si sono confrontate con l'amministrazione comunale ed ha vinto la solidarietà. Facciamo un salto proprio al Fausto Cecconi per ascoltare insieme le impressioni dello storico capitano del Monterotondo Paolo Malizia e dell'assessore nonché tecnico dell'Eretum Alessandro Di Nicola. Oggi è stata insomma una giornata bellissima, una gara importante con una finalità altrettanto importante. Com'è andata? È andata benissimo, una partita di beneficenza per una piccola bambina che soffre di una sindrome spastica. Già un paio d'anni fa abbiamo raccolto 1.500 euro, siccome il 22 marzo deve partire per la Cecoslovacchia per 2 settimane per fare tutta una riabilitazione, servivano sui 3.000 euro e abbiamo fatto questa partita di beneficenza con l'amministrazione comunale, che oggi sono sceso nei panni di assessore, e contro le vecchie glorie del Monterotondo. È stato bellissimo perché rivedere Fabio Fratena, rivedere Paolo Malizia, rivedere Bertini, rivedere Gianni Manetta, rivedere il Gaucho Morrone è stato bellissimo. E poi lunedì facciamo un'altra iniziativa al Cinema Mancini alle 6 per vedere il film a cartone animato Frozen, perciò siete tutti invitati, e per il 22 marzo speriamo di aver raccolto tutto, ma la città di Monterotondo ha risposto bene e sono contento per questo. Ben vengano queste grandissime manifestazioni, perché è questo che ci vuole. Compagnia di Paolo Malizia, capitano storico del Monterotondo Calcio, oggi non è il risultato quello che conta, com'è andata la giornata? No, sicuramente il risultato che conta, è stata una bellissima cosa per questa bambina che comunque sia, fare queste partite io le farei tutte le settimane, perché insomma se c'è bisogno di fare della beneficenza e io sono contentissimo. Anche i miei compagni, e poi insomma ci ritroviamo dopo tanto tempo, è bellissimo questa cosa. Ecco, come vi siete organizzati? Noi siamo organizzati sul fatto che abbiamo avuto stare, mi ha chiamato Sandro Di Nicola, mi ha detto insomma di preparare una squadra di vecchie glorie del vecchio Monterotondo, quello un po' insomma un po' più nuovo, e quindi abbiamo creato questa squadretta per fare questa partita. Passiamo ora ai campionati e precisamente al girone A di eccellenza, con la bella vittoria riportata dal Villanova ai danni del Montefiascone. I tiburtini di mister Cristiano Di Loreto si sono imposti per 4-1 grazie ad una tripletta di Jacopo Camilli, ad un sigillo di Giordano Meloni tornato in campo e al gol dopo un lungo periodo di stop. Una vittoria importante anche in vista del recupero di mercoledì del big match contro il Fontenuova, reduce dalla sconfitta contro la Vigoracqua pendente. Prima di passare alla promozione, per voi c'è il mattatore tiburtino Jacopo Camilli. Jacopo Camilli è oggi autore di ben 3 reti. Jacopo, la tradizione vuole che con una tripletta si porta il pallone a casa, oggi lo porterai a casa? Già ce ne abbiamo pochi, quindi va bene così. Comunque no, siamo contenti della prestazione, al di là della mia tripletta personale, però questo è quello che voleva il mister e l'abbiamo accontentato. Quanto conta questa vittoria anche in vista della gara di mercoledì, che ci sarà insomma il recupero contro il Fontenuova? Ma conta tanto soprattutto per il morale, perché comunque siamo una squadra giovane che ha bisogno di motivazioni, e oggi ecco, è stata la partita giusta per arrivare a Fontenuova con la giusta tensione e determinazione possibile. Che partita ti aspetti? Ma una partita come abbiamo affrontato anche all'andata, molto, molto combattuta, però sappiamo della nostra forza e andiamo lì con comunque forti di una personalità importante e cercheremo di fare il miglior modo possibile. Bentornati in studio e procediamo andando a vedere che cosa è successo nel girone B di promozione. Crolla la serie positiva del Guidonia, sconfitto in casa dal Capena per 0-2. A decidere è Stefano Italiano, che con una splendida doppietta porta a casa 3 punti importanti. Facciamo proprio un salto al comunale di Guidonia e andiamo ad ascoltare le impressioni del bomber di casa Manuel Boncompagni e quelle del tecnico del Capena Fabrizio Benigni, intervistati dal nostro Sergio Toraldo. In compagnia per Tiburno.tv dell'allenatore del Capena, che ha vinto 2-0 sul campo del Guidonia, una partita molto combattuta, molto intensa, e che Italiano ha deciso di farla sua
con una pregevole doppietta. Allora, Benigni, allenatore del Capena, un'altra vittoria importante. Il Capena comunque un bel campionato, no? Sì, un'altra vittoria importantissima, fondamentale quest'oggi, perché incontravamo un Guidonia in salute, veniva da, se non sbaglio, 3 vittorie consecutive, e affrontavamo una squadra in salute e un campo difficile. Abbiamo approcciato la gara sin dall'inizio molto bene, abbiamo avuto 2 grosse occasioni all'inizio di partita, paradossalmente invece la partita poi l'abbiamo sbloccata nel secondo tempo, come ha detto lei, con una magia su punizione di Stefano Italiano. Grande protagonista delle ultime vittorie del Guidonia, ma diciamo la partita di oggi, che cosa oggi non è andato bene? Oggi è mancato giocare a pallone, oggi oltre che siamo stati sfortunati ci abbiamo messo anche del nostro, non abbiamo dato neanche la sufficienza, diciamo, potevamo fare molto di più sia singolarmente che a gruppo. Loro erano una bella squadra, giocavano un ottimo calcio, purtroppo è andata così. Ecco Manuel, però diciamo nelle ultime giornate il Guidonia era andato molto bene. Sì, molto bene, perché anche durante la settimana ci eravamo parlati tutti quanti, avevamo detto che dobbiamo fare, ci dovevamo impegnare al massimo, dovevamo tirare fuori e far vedere quello che valevamo. Per 3 partite è andata bene e oggi siamo stati sfortunati. Manuel, la tua carriera calcistica come è cominciata? Cominciata nel 2000, già giocavo a Monterotondo e poi ho cominciato qua a Marino, a Città di Marino. Promozione, poi ho fatto promozione, sempre a Marino, eccellenza Serie D e poi via dicendo, Montefiascone. Obiettivo del Guidonia per questo finale di stagione? Salvarsi, fare più punti possibile, fare altri gol, certo. Però l'importante è salvarsi. Complimenti a Manuel Boncompagni e grazie. È il turno ora della prima categoria con i fari puntati sul derby tra Tivoli ed Estense Tivoli, valevole dunque per il girone D. Ad aggiudicarselo è la Tivoli, che è riuscita a portare a casa questi 3 punti importanti all'87esimo minuto di gioco grazie ad una perla di Bruno Novelli che fa esultare i suoi sostenitori che hanno sfidato dunque le intemperie e il freddo di Camporipoli. Per voi il post partita del derby tiburtino con l'intervista proprio al match winner Bruno Novelli e al tecnico delle Estense Tivoli Diego Porcari. Di Bruno Novelli, l'autore della rete che ha portato la Tivoli al successo, tra l'altro in un derby, quali sono adesso le tue impressioni? A chi dedichi questa bella vittoria? La vittoria la dedico alla squadra, perché comunque ci siamo allenati bene anche questa settimana e per noi era importantissimo vincere questa partita per continuare la rincorsa all'Alberone, quindi rimaniamo aggrappati ad un punto, continuando così sono sicuro che ce la possiamo fare. La dedico a tutta la squadra, quindi. Una cornice di pubblico strepitosa che ha tra l'altro sfidato anche le intemperie e il freddo di Camporipoli. Vuoi dirgli qualcosa a questi tifosi straordinari? Questa è una novità per voi, noi vi conosciamo e non è già l'altro anno di acqua ne hanno presa forse anche di più di quest'anno e sicuramente più di oggi, quindi non mi stupisce il fatto che loro siano rimasti sugli spalti sotto la pioggia, sotto questo tempo comunque sicuramente non ideale per una partita di calcio. Quanta delusione c'è? Delusione nemmeno tanto, abbiamo fatto la partita nostra, ce la siamo giocata fino alla fine, abbiamo preso un gol casuale, abbiamo rischiato di vincere, l'abbiamo persa, comunque sono contento per noi, se deve vincere qualcuno meglio che vincono loro piuttosto che Castelverde, Alberone e via dicendo, preferiscono. Tanta sportività dunque nelle parole, quali sono gli obiettivi della squadra? Per oggi è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci.